Compagne e compagni, viviamo un'epoca difficile, particolarmente buia, in cui si attaccano i diritti che voi avete conquistato e si chiede a noi di riconquistarli e li vogliamo riconquistare insieme a voi. Si attacca la dignità del lavoro, l'attacco ai contratti collettivi nazionali, e penso a Marchionne, penso anche al blocco dei contratti pubblici. L'attacco alla dignità dei lavoratori, che sono privati del diritto di rappresentanza, e ancora una volta come si fa a non pensare a Marchionne, ma anche al blocco delle nostre RSU, che potrebbero essere un ponte anche riguardo alla contrattazione sociale e territoriale con i luoghi di lavoro. I lavoratori sono costretti a farsi i conti in tasca nella società che è del lusso finto, un lusso apparente che non c'è. I lavoratori ora, i giovani lavoratori, sono precari, è un cappio generazionale il precariato. Quando è stata inventata, la flessibilità sembrava un dato positivo ai giovani, perché non era rigida. Poi però il precariato è diventato una condizione obbligata, una condizione che determina incertezza esistenziale. Ora il precariato è diventato addirittura un miraggio, perché ora i giovani sono per lo più disoccupati, inoccupati, vorrebbero alcuni essere precari, non possono neanche aspirare a quello. Allora è necessario che ci sia un intervento anche nella contrattazione sociale e territoriale riguardo ai giovani, un welfare che sia dei giovani, studentesco, per i precari, per tutti quelli che appartengono alle nuove generazioni e che sono fuori anche dal welfare contrattuale, anzi spesso sono fuori dal welfare, ricordiamocelo. La compagna della rete degli studenti parlava prima della riforma Gelmini, che essendo della FLC mi riguarda. La riforma, quella che la Gelmini chiama riforma, sia per la scuola che per l'università, è fatta solo di tagli, tagli di formazione e tagli di posti di lavoro. Per risolvere il problema dei precari rimasti senza posto di lavoro a causa dei tagli della Gelmini, si sono inventati le graduatorie prioritarie. Sapete come le finanziano? Spesso con i fondi sociali europei. Allora, i fondi sociali europei servono per determinare lo sviluppo dove ci sono difficoltà, non servono per fare da toppa alle scelte sbagliate del governo e non devono servire a questo. Chi lavora su questi progetti spesso perde la disoccupazione, perché sono contratti che non consentono la maturazione dei requisiti per la disoccupazione. E ancora una volta chiedo una riflessione sulla contrattazione sociale e territoriale, di nuovo, per i giovani, per i precari, per gli studenti. È necessario pensare a una forma di sostegno per chi studia e per chi si avvia al lavoro, perché hanno il diritto di poter costruire il loro futuro. La lotta degli studenti è la nostra lotta, siamo sempre con loro, in nome dell'istruzione pubblica. L'istruzione pubblica è l'unica molla che può garantire un ascensore sociale riattivo, perché in Italia l'ascensore sociale è fermo da troppo tempo, troppo. E visto che si parla di scuola, vorrei fare un cenno alle scuole dell'infanzia, che sono poche, e il fatto che siano poche consente a poche donne di lavorare. È vero che di lavoro ce n'è poco, ma perché tornare ad attaccare una condizione femminile che invece potrebbe ancora di più riuscire ad affermarsi e a rivendicare nella direzione delle pari opportunità, che in questo Paese ancora non sono raggiunte, anzi sono molto, molto lontane? La conoscenza è crescita, crescita della persona, crescita del Paese, crescita dei cittadini, non dei sudditi, dei cittadini, diceva qualcuno. L'acqua è necessaria per crescere, per vivere, l'istruzione è necessaria per progredire.
È una nostra ambizione come FLC creare un ponte fra precari e studenti, magari, promuovere un confronto sui problemi perché vengano elaborate delle proposte, magari anche per la contrattazione sociale e territoriale. Così come è un'ambizione di tutta la Confederazione trovare un dialogo con i giovani. I giovani che hanno un'immagine distorta del sindacato, come di un luogo di burocrazia. Anzi, molto spesso i giovani non sanno cos'è il sindacato. I giovani vedono in televisione i nostri riti perché il telegiornale li riproduce, ma il nostro lavoro, quando lo vedono? Non lo vedono. Allora noi abbiamo bisogno di tornare fra la gente, di formare, di parlare con le persone, di creare consapevolezza che la situazione così com'è non va e non può continuare così. Ma se non siamo noi ad aprire gli spazi per creare questa consapevolezza, spazi comuni in cui le persone rimparino a discutere, a progettare insieme, a confrontarsi, come la toolbox di cui parlava la compagna prima, che mi sembra un'esperienza bellissima. La campagna dei giovani non più disposti a tutto è stata azzeccatissima perché è arrivata, ha sfondato il muro della sfiducia con un linguaggio nuovo e attraverso l'ironia ha cercato di costruire speranze. La costruzione delle speranze è quella che consente di pensare al futuro, che mette i mattoni per costruire il futuro. È una scommessa che dobbiamo vincere, anche con l'impegno delle categorie. Non possiamo lasciare sole le camere del lavoro. Anche le categorie è giusto che investano, che capiscano come i giovani non più disposti a tutto sono di tutti. Quando io ero studentessa ci definivano generazione X. Ora si parla di generazione zero. Allora, le nuove generazioni non vogliono essere definite, esigono il loro futuro, hanno il diritto di esigere il loro futuro e di sapere che noi siamo con loro. Pensiamo a cosa vedono gli studenti, gli universitari, ma penso anche ai medi, che sono ancora più giovani. Vedono il collegato lavoro. Prima non c'era, ora è una mannaia sui lavoratrici, sui diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, è una mannaia sul diritto allo studio, pensate all'apprendistato. Da ora è una realtà con cui si devono confrontare. Allora, è questo il quadro che vogliamo consegnare alle nuove generazioni? Noi no, lo so. Il contratto piegato alle logiche di mercato, finora non l'avevamo mai visto, da ora cosa succederà? Allora, il lavoro come merce non è quello dell'articolo 1 della Costituzione e non è quello di cui parla la CGIL. La CGIL difende i diritti, difende i lavoratori, è il sindacato dei lavoratori. E tutti, e concludo, devono sapere che non sono soli perché c'è la CGIL. Grazie.